forse non sai quel che darei. Perché tu sia felice. Nel campo profughi di Hatma in Siria non ci sono baracche, solo tende e fango, niente corrente elettrica, niente acqua corrente, non c'è nemmeno un ospedale e neanche una cucina da campo, solo un tendone dove si mangia un pasto caldo al giorno. In queste condizioni subumane vivono ammassate 14.000 persone, di cui 3.600 sono bambini e di questi 900 sono neonati. Hatma doveva essere solo un campo transitorio, ma ben presto si è trasformato in un villaggio di rifugiati. Non ci sono associazioni internazionali, ma solo volontariato puro, tutto sulle spalle di volontari che possono contare su offerte spontanee, sporadiche e incostanti. È per questo che da diversi anni Sebastiano Nino Fezza, cinereporter Rai di guerra, da queste parti raccoglie fondi e anche quest'anno, sotto le festività natalizie, torna e si prodiga per questa causa assieme al comune di Mondolfo. Sì, ci crediamo molto, la dimostrazione è la giornata di oggi con Nino Fezza, che siamo onorati di averlo qui. Per noi pensare ai bambini e alle scuole è molto importante, quindi porteremo avanti questi progetti come è stato fatto in altri comuni, come ad esempio il comune di Fano, quindi l'idea della città dei bambini e delle bambine. Abbiamo iniziato il 21 novembre ricordando la giornata internazionale dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia del 20 novembre. E inizieremo con l'istituzione del Consiglio dei Bambini nell'anno 2017. Il Paese dei Balocchi ed altri volontari di Fano hanno voluto contribuire anche quest'anno a donare un contributo che riusciremo ad ottenere grazie alla vendita di questi panettoni, sempre a Nino Fezza per le sue attività e per i bambini di Hatma. Quindi durante il periodo delle feste troverete questo panettone che è stato, diciamo, preparato dal maestro Cavazzoni per il corso davanti ai Gabuccini, quindi venderemo questi panettoni tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 5 alle 7 e mezza in un banchetto che è stato predisposto dagli studenti del liceo Nolfi, che si sono resi disponibili per questa raccolta di fondi. Sul panettone troverete anche un piccolo pensiero di pace che è stato scritto dai ragazzi del Nolfi e da qualche genitore molto disponibile, molto creativo. Forse questa è una delle battaglie più dure che sto affrontando, insomma, sai, quando lavori è un tipo di impegno, di mentalità diversa, ma quando fai qualcosa che pensi che possa essere utile, che possa aiutare qualcuno, beh, è una responsabilità grandissima. E, sai, è una di quelle cose che ogni tanto ti fa tremare le ginocchia. E oramai sono 4 anni che sto lavorando per questi 500 bambini di Hatma e stiamo facendo un piccolo miracolo. Grazie anche a voi, soprattutto a voi, la Regione Marche, ho lavorato tantissimo su Fano, oggi sono a Mondolfo, insomma, e perché siete riusciti a realizzare un sogno, ecco, siete riusciti intanto a comprare un parco giochi per 60 orfani che abbiamo in Turchia, ma poi siete riusciti a rimandarli a scuola, quindi a ridargli una speranza per il futuro. Allora, per questo Natale, visto che dovete comprare tante cose buone, comprate i nostri panettoni, guardateli. Adesso attenzione Lino, però tu come al solito ci provi. Va bene. Adesso il primo lo compri tu. Va bene, adesso il primo lo compro io. E il secondo lo compro io. Va bene, dai, allora. E spero che seguiate il nostro esempio. Questi panettoni aiuteranno i bambini del campo di Hatma. Grazie e buon Natale a tutti. Fuori soldi adesso e compra sto panettone. Questo è il mio, il primo, va bene? Ce l'ho il resto, non ti preoccupare, stai tranquillo, va bene.